ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi. La rabbia che diventa resilienza. Di questo ho parlato a Kiev con la psicologa Natalia Sirotic, che lavora con la Caritas nella capitale ucraina. Partendo dal fatto che dopo un anno di guerra nel paese è difficile capire quali siano le ferite e le tracce che questa ha lasciato e lascia nell'animo degli ucraini. In questi giorni sono emersi numeri e statistiche, ma secondo Natalia al momento le cifre possono essere considerate soltanto dei riferimenti, mentre si sta lavorando ancora per capire quale possa essere in realtà lo scenario. Ciò che invece si sa, che è evidente, secondo la dottoressa, è che l'invasione russa ha generato rabbia e che questa, la rabbia, nella gran parte dei casi, si è trasformata in resilienza. Il lavoro degli psicologi sul campo è allora anche di aiutare gli ucraini a incanalare questa rabbia. Natalia lavora in particolare con i bambini in età scolare, però questo in realtà vuol dire anche lavorare con gli insegnanti, dei bambini, con le famiglie, eccetera, ovvero su un'intera fetta della società attraversata dal trauma. Il fenomeno però, se così si può chiamare, è sotto gli occhi degli psicologi non dal 24 febbraio scorso, ma da prima, lo conferma anche Natalia, e cioè dal 2014. Allora era concentrato nell'est del paese, ma lo schema è simile. E da quello che si è potuto osservare, il trauma si può affrontare e dal trauma si può uscire. Sono i tempi che variano da persona a persona. Per tentare di capire cosa succede qui, si può tracciare un iter che parte dallo shock. Lo shock è stata la prima reazione nell'accorgersi che veniva meno quel messaggio di fratellanza che sembrava Mosca riservasse al popolo ucraino. Poi subito è seguita la rabbia. La prima cosa che la psicologa dice alle persone, mi ha spiegato, è che ciò che si prova, la rabbia appunto, in questo caso è normale, è una reazione del tutto normale, a un fatto che invece non, normale non è, la guerra per intendersi, è la guerra che non è una cosa normale. Il secondo passo poi è chiedere alle persone di tentare di dire grazie al proprio cuore e alla propria testa per averla questa reazione, la rabbia, per avere questa reazione che è normale. E in terzo luogo, convincersi che si è padroni delle proprie emozioni e che si può decidere cosa farne. Questo vuol dire dare una strada a quella rabbia, un senso alle proprie azioni. Un po' mi ha ricordato appunto la dottoressa Natalia come diceva Platone, in un certo senso, sei tu che conduci il tuo cavallo, non è il tuo cavallo che conduce te. Io poi ho chiesto in particolare quale fosse il parere della psicologa rispetto ai giovani e ai ragazzi che stanno vivendo questa esperienza. Per esempio, cosa vuol dire per i ventenni che a febbraio si stavano appena affacciando alla vita, che magari stavano cercando il primo lavoro dopo aver ultimato gli studi o che stavano tentando di capire cosa farne di questi studi? Il futuro, insomma, è la percezione che se ne ha quando si sente di avere tutta la vita davanti. Secondo Natalia, i giovani ucraini non pensano che il loro futuro sia cancellato. Intanto ci sono i ragazzi, anche molto giovani, che hanno lasciato il paese con le mamme, magari, e che all'estero adesso vanno a scuola. Ebbene, secondo la dottoressa, loro non hanno né dimenticato il proprio paese e né tagliato i ponti, ma studiano, imparano, agiscono nella consapevolezza che torneranno in Ucraina. Guardano quindi al futuro in un paese indipendente e prospero, che forse non lo sarà fra un mese o fra un anno, ma sono convinti che lo sarà. La guerra quindi in questo senso non cancella il futuro, e quello che fa è mettere in evidenza i valori, secondo la dottoressa, cioè cambia la vita in questo senso, mi ha spiegato, anche la vita quotidiana. Così i ragazzi sanno godere della compagnia degli amici, di una festa, di un momento di gioia. Il dolore non manca naturalmente, ma la rabbia degli ucraini ha messo anche in evidenza la loro capacità di non piangere sul muro distrutto di una casa, mi ha detto, e di pensare invece che si può essere grati perché la casa è andata distrutta, ma loro sono vivi.